Vi state chiedendo come mai sono stato così sprezzante verso questi dannati, gli ignavi. Beh, se conoscete un po' la mia vita, potete comprendere da soli anche voi. Comunque, due accenni li faccio. Ho un carattere molto forte e se ho qualcosa da dire o da fare, la dico e la faccio. Questo mi ha creato non pochi problemi, sia dal punto di vista artistico, sia da quello politico. Infatti, sono stato esiliato da Firenze, il mio comune, la città per la quale ho speso tutte le mie forze. Non sono mai tornato, tant'è che la mia tomba si trova nella Basilica di San Francesco a Ravenna. Ma i miei problemi sono anche di ordine artistico, o meglio, più propriamente culturale. La mia opera maggiore, la commedia, pur essendo stata apprezzata da tutti, ha avuto parecchie critiche anche dai miei estimatori, Petrarca in primis. Non hanno compreso il vero motivo del perché ho scritto un'opera così importante, divina, in volgare. Ci vorranno ancora 200 anni perché il mio insegnamento linguistico diventi uno standard per la letteratura italiana. Nel Medioevo le opere maggiori si scrivono ancora in latino. Come posso io quindi non essere duro verso questi uomini che, per vivere quietamente, non si sono mai esposti? Non hanno mai portato avanti le loro idee? Va bene, ora possiamo andare in un'altra stanza. Lì troveremo il box degli ignavi e vi spiegherò qualcosa in più su questi dannati.